Da anni sulla montagna pistoiese non si organizzavano momenti conviviali per vivere giorni di festa insieme, ai grandi e ai piccoli, aspettando il Santo Natale. Le parole sono quelle di Don Cipriano, parroco di San Marcello e vicario della montagna, e il suo riferimento è alla 3 giorni di festa per il periodo natalizio dal 22 al 24 dicembre, organizzati dal Comitato Parrocchiale per le feste di San Marcello. Tra le iniziative, l'apertura dell'ufficio postale di Babbo Natale, il coro gospel, il trucca bimbi e l'accensione del campanile, fino all'arrivo di Babbo Natale. Lo scopo di riunire tutti i bambini della montagna per ritrovare la magia del Natale, e anche i grandi, perché è molto importante, perché se i grandi credono nel Natale, ci credono anche i bambini. Questa magia del Natale è stata veramente apprezzata da tutti, sono state spedite tantissime letterine e speriamo che tutti i loro desideri, sia dei grandi che dei piccini, si avverino. Siamo intorno a un presepe alle mie spalle che praticamente porta il messaggio importante di questo Natale, la nascita di Gesù Bambino. Tanti lucini sono dietro alle mie spalle, quello che io auguro che questo Natale porti veramente la luce nei nostri cuori, perché Gesù Cristo possa nascere nel cuore di ognuno di noi e che porti veramente quella serenità e quella pace che il mondo ha bisogno. Sono fiero di essere San Marcello, perché questo comitato ha veramente prodotto una bella serie di feste, ha reso vita a un paese che purtroppo era andato decadendo. Quest'anno per la prima volta si vede veramente le feste paesane sono state imbastite in maniera giusta. Basta guardare qui alle nostre spalle che è stato organizzato delle belle cose per i bambini, un bello spettacolo di maghi, e vedo i bambini sono molto felici, quindi credo sia una cosa riuscita in pieno.